Amici, buongiorno, bentornati nella mia cucina. Oggi ci inventiamo un piatto altamente originale come ormai siamo abituati. Allora, intanto qui vedete che già abbiamo del porro a soffriggere delicatamente in olio extravergine di oliva. Qui abbiamo delle farfalle, degli spinaci e questo è l'ingrediente segreto dell'ottima ricotta affumicata che ho appena comprato allo stand dei prodotti sardi alla fiera del camper di Parma. Allora, l'acqua bolle, quindi cominciamo con gettare le nostre farfalle, queste hanno 13 minuti tempo di cottura e quindi noi facciamo partire il nostro timer. Nel frattempo proseguiamo con la cottura. Ci vediamo per un attimo. Bene, come vedete i porri si sono stufati, mettiamo giù le foglie di spinaccio crude, ecco, questa non ci vuole andare, ma noi gliela rimettiamo. Le faremo stufare, cuocere per un attimo, ovviamente il suo solito sale che aiuta a abbassare, ecco, e nel frattempo continuiamo con la cottura delle farfalle e al termine, appena lo spinaccio ci sarà un pochino più cotto, più appassito, metteremo la ricotta e andremo a fare la sua cremina bella generosa per poi finire la cottura delle farfalle. Ci rivediamo fra un attimo. Eccoci tornati, come vedete gli spinaci si sono appassiti, è il momento di mettere la ricotta, la mettiamo così com'è, la facciamo sciogliere piano piano, vedete è leggermente stagionata, quindi è un pochino più dura e più densa, ma a noi va bene così perché ci piace un succo, come si dice, ragazzi, sprigiona un profumo che è una cosa spettacolare. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura anche perché così gli spinaci li facciamo un pochino più croccanti, li rendiamo stufati. Nel frattempo che le farfalle continuano la cottura, mancano 9 minuti, quindi come vedete siamo assolutamente nei tempi, ecco, vedete che la ricotta comincia a sciogliersi e ad amalgamarsi, che è esattamente quello che vogliamo. L'obiettivo è fare una crema di ricotta affumicata insieme agli spinaci. Diciamo che abbiamo rivisitato un po' un accostamento classico della cucina italiana, ricotta e spinaci. Ci vediamo fra un attimo. Mancano circa 5 minuti al tempo di cottura delle farfalle. Come ormai chi mi segue sa che è mia abitudine fare, ho deciso di risottare questa pasta, cioè quindi termino la cottura nella padella in modo tale che l'amido e il glutine delle farfalle venga rilasciato. Quindi ho spostato le farfalle dalla casseruola e le ho messe appunto in padella, ho aggiunto acqua di cottura e ora facciamo terminare la preparazione del piatto direttamente qui dentro fino a completa evaporazione dell'acqua e otterremo così quindi una pasta con una crema molto molto più interessante, più densa. Ci vediamo fra un attimo. Il piatto è praticamente pronto, come vedete si è quasi tutto assorbito l'acqua, aggiungiamo, ho cambiato idea in corso d'opera, appena un po' di pomodorini secchi tritati, rossi, belli, così diamo un po' di colore e una puntina di sapidità diversa, vieni qui tu, ecco, come vedete qualche minuto proprio appena per riamalgamare i pomodorini, risistemare il tutto e direi che ci siamo pronti per impiattare e naturalmente buon appetito. Ci vediamo fra un attimo che vi faccio vedere il piatto finito, ancora 2 secondi. Amici, il piatto è pronto, via, siamo operativi. Un bel impiattamento rustico, mi raccomando, perché non siamo a MasterChef. Ecco qua, buon appetito, qui abbiamo delle fantastiche farfalle, spinaci, ricotta affumicata e un po' di pomodorini secchi. Alla prossima ricetta. Ciao ciao!